President? Hello. President? Hello. Why the Italian Mogherini is not good for the job? We're not talking about concrete personalities, and I again repeating that we're talking about experience as requirements and neutrality in the stance in the evaluating the conflict between Ukraine and Russia. And we would like to see personality, not pro-Kremlin oriented. Do you know Mr. D'Alema? You are not going to this. Che pure avevo letto sui giornali rispetto alla ipotesi di candidatura di Federica Mogherini. Quindi secondo lei è possibile ancora far convergere una serie di paesi e magari per un voto a maggioranza sul suo nome? L'obiettivo dell'Italia non è avere una poltrona o un posto, l'abbiamo detto fin dal primo giorno. Oggi si è fatta una riunione che avrebbe potuto essere un pochino più incisiva se fosse stata preparata meglio, perché ci hanno fatto venire su dicendo che avremmo chiuso l'accordo e poi con molta gentilezza, con la gentilezza che gli è propria, il presidente Van Rompuy ha spiegato che l'accordo non c'era. E io mi sono permesso di dirgli che se la prossima volta ci manda un messaggino e ce lo dice prima, risparmiamo i voli di Stato per venire a Bruxelles. Però nessuno ha posto il tema della candidatura, di qualche veto sulla candidatura italiana. E anzi, direi che la sintesi che ha fatto Hollande e la Merkel è stata, direi, prima quella di Hollande, dice l'alto rappresentante sarà socialista, questo mi pare che sia una condivisione praticamente di tutti, e non c'è altra candidatura che la candidatura dell'Italia, così è stato definito al tavolo. In 57 anni l'Italia non ha mai usato il potere di veto in questo palazzo. Non so se era sempre questo o cambiato. Sarà cambiato, immagino. Sempre questo. Sannino. Da 57 anni siamo qui. Non abbiamo mai posto il veto nei confronti di nessuno e non l'abbiamo mai subito. Non è accaduto nemmeno oggi. Il punto centrale è che se l'alto rappresentante sarà socialista, vediamo. Se sarà un uomo con esperienza, non credo che sarà la Mogherini. Se sarà un... com'è? Vogliamo fare... mettiamoci a discutere dei nomi. Vi vedo veramente appassionati al senso profondo della discussione. L'ho detto prima quel nome. Grazie, buonanotte a tutti, arrivederci. Buonanotte. Ciao.